signori. Voi state per essere i testimoni. Pubblico di Radio Flumeri, buongiorno a tutti e ben ritrovati qui per questa puntata di Basket Mania 15. Un saluto da Nicolò Giacobbe e Ettore Alborelli torna in studio da anni e secoli, possiamo dire. Ciao, laureato Nicola con 110 e lode, e anche a tutto il pubblico di Radio Flumeri. Ma questi dettagliucci, diciamo che sono relativi, pressoché relativi, non ci interessano, quindi pubblico di Radio Flumeri, perdonate questi piccoli dettagli indecorosi. No, d'ora in poi non sarai più Nicola Giacobbe, sei il dottor Nicola Giacobbe. Vabbè, lasciamo stare, brutti, bellissima esperienza sicuramente. Un saluto da Nicola Giacobbe, ciao anche a te Ettore, e nulla, contatti, telefono 0825 443 255, messaggi sms al 345 988 17 e 85. In questa puntata di Basket Mania 15, puntata numero 74, Ettore, ci avviciniamo proprio ai grandi cifre, alla terza cifra ci avviciniamo fra poco. In questa puntata parliamo subito di Scandone, una Scandone che ha conseguito la qualificazione al turno successivo della Champions League, una qualificazione che vale doppio dal mio punto di vista, poi ne parleremo sicuramente in lungo e in largo. Poi? Poi Nicola, assolutamente parleremo un po' del campionato di Serie A e tutto quello che ci aspetta nella prossima giornata, con una sfida molto interessante che vedrà impegnata la Scandone contro Milano. Ci sarà tanto di cui parlare anche di questo, poi parleremo un po' anche dell'Euroliga. Poi Milano ha disputato una gara eccezionale contro l'Olympiakos Pireo, contro l'ex Daniel Hackett, possiamo dire, una vittoria che fa di nuovo tornare al vertice, possiamo dire, Milano, anche se giace in fondo alla classifica della massima competizione europea. Ettore, poi che dire? NBA? Poi chiudiamo con l'NBA, con molti giocatori che in questa settimana si sono lasciati andare a dichiarazioni forti con la stampa, e poi il solito sguardo sullo Star Game che avrà luogo tra il 17 e il 19 febbraio. Si sono divertiti in NBA questa settimana sicuramente. Ettore, giusto 45 secondi di musica, pubblicità e poi a sprombattuto con Basket Mania 15. Allora Nicola, partiamo con questa 74esima puntata di Basket Mania con la Scandone in festa. Il successo contro Juventus Utena ha permesso ai lupi di passare al turno successivo, evitando lo spigoloso turno preliminare. Il finale 74-64 contro l'Utena lascia in consegna una Sidigas matura, capace di aspettare Cousin con più calma. Con un Fesenco così tutto è possibile, ma attenzione, Ragland è in dubbio per Milano. Sì Ettore, sicuramente la gioia per questa vittoria vale doppio, possiamo dire, perché questo successo contro l'Utena permette alla Scandone di stare tranquilla, possiamo dire, per una settimana, tempo che si giochino i sedicesimi, per poi partire direttamente dagli ottavi. La vittoria con Utena fa gioire tutta l'Irpinia. Non era facile battere ancora i lituani della Juventus Utena senza Cousin e con avversari resti alla resa. Ancora una volta i singoli e una grande difesa premiano Avellino, capace di lasciare a 10 punti gli avversari nei momenti concitati del match. Si conferma ancora un gran impatto difensivo per i biancoverdi, meno abili a chiudere il match nei momenti cruciali. Servirà maggiore decisione nei match che arriveranno con la Coppa Italia di Rimini ormai vicina. La distribuzione delle energie finora ha prodotto un terzo posto in campionato e un passaggio del turno in Champions League, niente male. La tegola però arriva da Joe Ryland, che ha un problema alla spalla sinistra con una risonanza che ha evidenziato un'infiammazione con presenza di liquido. La sua presenza con Milano è in forte dubbio.
tutto alla mano di Cousin mette di fronte alla riapertura del mercato per quanto riguarda la Scandone. Sì, con Cousin out, Zerin e Fesenko non ne hanno fatto sentire l'assenza sicuramente. In particolare la prova da MVP dell'Ucraino regala fiducia, ma c'è bisogno di un quarto lungo, considerando che Cousin sarà fuori 2 mesi. Il pivot della nazionale ha riportato la frattura del quarto metacarpo della mano destra. A questo punto ci sarà bisogno di un sostituto di spessore. Chi sarà? Così stai crepanti sulla questione lunghi. Probabilmente andremo su uno straniero per poi votare gli europei. Vedremo su quale nome cadrà la scelta di Alberani, che nel frattempo pondera anche la possibilità di inserire un elemento tra gli esterni per dare più velocità ai possessi e decisione al tiro. Calendario fitto di impegni, quello della Scandone nel prossimo periodo, però sgravato dal passaggio del turno diretto agli ottavi di finale in Champions League. Sgravato è, come possiamo dire, sicuramente un buon traguardo questo per la Scandone. La Champions della Scandone riprenderà a fine febbraio, quando si disputeranno gli ottavi di finale, 28 febbraio appunto. In mezzo però ci sono tanti impegni di un certo fascino. Innanzitutto c'è Milano. Lunedì al Pala del Mauro si proverà l'impresa contro le A7, squadra più forte del torneo ma in netta difficoltà nonostante le ultime buone prestazioni. Salutato Gentile, le scarpette rosse fanno ancora paura. Il Dream Team Lombardo viaggia con 14 successi e 2 sconfitti regular season e sono galvanizzati per il successo contro l'Olympiakos dell'ex Daniel Hackett. I greci avevano la miglior difesa del torneo ed arrivavano da 8 successi su 9 nella manifestazione. Il quintetto dei Lombardi con ogni probabilità sarà il seguente: Andrea Cinciarini con Dragic e Simon tra gli esterni, Markman e Radulica i lunghi titolari. Titolari fate voi, perché questa è la panchina: Richard Hackman, Matteo Laganà, Mantas Kalnietis, Simone Fontecchio, Avudo Abbas, Davide Pascolo e Jamen McLean, diciamo, chiamiamoli panchinari. Arbitreranno il match i signori Lanzarino, Edman e Di Francesco, palla 2 alle 20:45 di lunedì 30 gennaio, diretta Sky Sport 2. Che fa? Forse sarebbe stato più semplice per la Scandone, visto che Milano ha affrontato un periodo difficile. Ora sembra che siano un po' migliorate le prestazioni di Milano, però comunque sicuramente è il big match della giornata e la Scandone darà tanto filo da torcere a Milano, soprattutto perché si gioca al Pala del Mauro. Ne parleremo anche dopo. Milano però dovrà affrontare la terza partita a quel punto in meno di 7 giorni, perché stasera per Milano ci sarà un altro impegno in Eurolega, chissà, magari per le energie che spenderanno i biancorossi saranno fatali per un successo biancoverde. Avellino sicuramente, giocando da Avellino e con un Ragland in più, potrebbe davvero avere tante chance per fare l'impresa contro Milano, che poi chissà, magari ritrovarla in finale di Coppa Italia. Beh, non portiamoci troppo avanti, però sicuramente il tabellone dice che potrebbero incontrarsi solamente in finale. Ettore, in sottofondo ascoltiamo questo successone di Francesco Luccini e i Nomadi, Auschwitz. Facciamo anche noi un omaggio a questa giornata della memoria, sicuramente molto molto importante. Ettore, dopo questo omaggio possiamo andare avanti con la Champions League. Scandone che ha superato il turno grazie al successo contro la Juventus Tutena, un successo 74-64. Sicuramente top scorer Larry Randolph con 18 punti, però che dire, quel Kirill Fesenko da 14 punti e 12 rimbalzi, tanta roba. Sì Nicola, noi l'abbiamo chiamato un paio di settimane fa Levi Randolph, che doveva essere un po' il giocatore che doveva darsi una svegliata, e lo ha fatto, almeno in questo match è stato decisivo, è lui che ha messo i canestri fondamentali nel finale per l'allungo decisivo negli ultimi minuti.
che hanno permesso la vittoria di Avellino. Una partita che è stata in equilibrio dal primo fino agli ultimi minuti, proprio dove c'è stato lo scatto vincente di Avellino. Tra tutti i protagonisti della partita vorrei sottolineare Zerini, perché Zerini 0 punti, se vai a vedere le statistiche di Zerini, 0 punti, 2 rimbalzi, ha addirittura un meno 5 di plus minus, però secondo me nel finale Zerini è stato fondamentale, con rimbalzi in attacco, con difese competenti. E Avellino ha vinto questa partita in difesa, perché praticamente nell'ultimo quarto ha concesso mi sembra 9 punti. Due liberi, proprio dai pressi del 40esimo, 2 liberi soltanto. Sì, quindi 11 punti dovrebbero essere. 10 punti, quindi nell'ultimo quarto veramente pochi. E Zerini secondo me è stato fondamentale in difesa, quindi per questo non bisogna sempre vedere le statistiche. E direi che la risposta all'infortunio di Cusino da parte dei lunghi, che un po' era il reparto sotto pressione in questa partita, sotto osservazione, direi che è stata ottima. Sì, però diciamo che il reparto lunghi tra virgolette è stato positivo un po' in tutte le gare, possiamo dire. Zerini è mancato per buona metà della prima parte di stagione, poi nelle ultime uscite sicuramente ha dato il suo peso specifico importante da quarto lungo insieme a Martiglione nel ruolo di quattro. Sicuramente ha fatto vedere il talento che ha mostrato anche a Brindisi e che lo ha portato in nazionale. Cusin in pressione difensiva lo conosciamo tutti, è un fattore, un valore aggiunto di quelli esagerati, però diciamo che manca un pochino qualcosina in fase realizzativa nei momenti decisivi, soprattutto dagli esterni dal mio punto di vista. Vedremo se ci sarà un eventuale altro innesto, anche altra stampa sembra convinta di questa scelta da parte del GM Alberani, chissà, forse c'è più di una mezza verità da questo punto di vista. Vedremo quali saranno i prossimi eventi. Certo è che questo Avellino ha conquistato questa qualificazione agli ottavi di Champions League, oggi ci saranno i sorteggi per ciò che riguarda i sedicesimi, dalla nona alla ventiquattresima piazza, possiamo dire, e quindi vedremo quale sarà poi l'avversaria della Scandone. Una Champions League, Ettore, che ha offerto finora dei risultati molto interessanti, con una notizia molto lieta che arriva soprattutto dalle 3 compagini su 4 italiane che hanno superato il turno. Beh sì, diciamo che le squadre italiane sono andate molto bene in questa competizione. Vogliamo andare a dare uno sguardo a tutti i gironi, partendo dal girone A, vinto dal Monaco con 12 vittorie e 2 sconfitte, Banvit, che vanno direttamente agli ottavi, e poi qualificate il Nymburk e l'Aris in questo girone A. Poi nel girone B, Le Mans e Venezia, bene. Che ha staccato il pass per gli ottavi di finale. Le altre due squadre sono il Pinar Karsiaka e l'Avtodor Saratov. Diciamo che Pinar, ex squadra di Joe Ragland lo scorso anno, da cui poi è arrivato nella nostra Avellino. Poi nel girone C, Lione Villeurbanne vince il girone C, seguito da Neptunas Klaipeda, e poi PAOK e Baskets Ewe passano il turno in questo girone C. Poi nel girone D, che è quello della Sidigas, quindi troviamo la seconda squadra italiana che si qualifica insieme a Venezia, e soprattutto ricordiamolo, Avellino non è mai arrivata a un livello così alto in una competizione europea nella sua storia, quindi da sottolineare. Comunque la partita contro Utena ha segnato la storia, e credo che anche i tifosi al palazzetto lo abbiano dimostrato con la gioia e l'entusiasmo. E Tenerife quindi ha vinto il girone. Io ho sbagliato il pronostico, perché avevo detto che Strasburgo sarebbe arrivata seconda, invece Avellino ce l'ha fatta. Ha deluso, però alla fine sì, comunque alla fine c'è stata solo una vittoria di differenza, quindi sicuramente la differenza l'ha fatta Avellino andando a vincere lì. E poi Utena, quarto posto, e si qualifica anch'essa per il prossimo turno. Ultimo girone che vede Sassari qualificarsi proprio all'ultima giornata, e girone vinto dal Besiktas e AEK al secondo posto, poi Partizan Belgrado, proprio la squadra che ha battuto Sassari nell'ultima giornata, passa il turno.
Benissimo Ettore, io direi che per ciò che concerne la Champions League ne parleremo ancora la prossima settimana, per capire anche poi quale sarà il destino della Scandone, quale sarà l'avversaria contro cui la squadra biancoverde disputerà l'ottavo di finale, o meglio quale sarà la possibile avversaria, perché poi ricordiamolo i sedicesimi ci saranno dal 21 febbraio in poi, quindi di lì in poi ci sarà tutta una serie di possibili combinazioni e quant'altro. E quindi passiamo però a ciò che riguarda il campionato. Abbiamo detto che ci sarà Avellino o Milano nella giornata di lunedì, una giornata di lunedì che sarà una Champions League 2.0, possiamo dire. Se il palazzetto è stato riempito in Champions League, figurati una partita contro Milano cosa ti può dare. Sicuramente ci sarà grossa affluenza da parte del pubblico per la partita di cartello della stagione, possiamo dire. Chissà poi se arriverà anche un secondo momento contro Milano, chissà una finale scudetto, sarebbe davvero magico. Vabbè, non ci pensiamo adesso. Anche se non fosse contro Milano, andare in finale scudetto andrebbe bene lo stesso. Non pensiamoci adesso. Secondo me per Avellino è importante un po' migliorare le percentuali da tre, perché contro Utena molto basse, un 29,4%, 10 su 34 da tre, con tiri molto spesso anche costruiti bene. Soprattutto bene, quello è che mi fa. E soprattutto Lunen mi è sembrato molto in difficoltà dal tiro dalla lunga distanza. Infatti, nel finale di partita gli lasciavano praticamente tantissimo spazio e lui non aveva più il coraggio di prendersi il tiro e spesso diciamo bloccava un po' l'azione. Quindi da questo punto di vista c'è da riflettere per il coaching staff, e magari, visto che è alla ricerca Avellino di qualche giocatore esterno, magari un giocatore esterno con percentuali alte da tre e che sappia tirare dagli scarichi, credo che possa essere un obiettivo, perché forse è un giocatore che come caratteristiche manca ad Avellino, un tiratore puro sugli scarichi. Il James Nannari dello scorso anno, dai, quello che ti faceva differenza dallo scarico così, sì. da poi, tutte le posizioni. Poi per fortuna Nannari ci metteva anche altre cose, tante altre cose, per questo è diventato MVP. Però vediamo che una Donis Thomas quest'anno sì, ha delle buone percentuali da tre, però nei momenti, mettiamola così, Nannari ti garantiva 15 punti a partita, Thomas alterna 0 punti a 20 punti, e soprattutto lui è un giocatore che preferisce i tiri dal mid range, cioè sì, quei tiri che più vicini al canestro, che non valgono però tre punti, però sempre dalla distanza, sì. Quindi in quella terra di mezzo dove il basket moderno diciamo evita questi tiri, perché sono quelli che più controproducenti, perché sono da lontano però valgono due e non tre. Il talento di Adonis Thomas sarebbe valorizzato al massimo dal mio punto di vista se non esistessero i tre punti, ma mettiamola così. Dovrebbe tornare indietro di una quarantina di indietro di qualche anno or sono. Allora, bene. Antipasto ottimo di questa giornata, che parte con Capo d'Orlando Venezia, due squadre in forma che stanno facendo un grande campionato, e sarà una bellissima partita il 29 gennaio, quindi assolutamente siamo d'accordo, domenica alle ore 12 a mezzogiorno. Poi alle 18:15 Brindisi contro Pistoia. Brindisi deve riscattarsi, 47 punti nell'ultimo turno sono pochino, 48 scusa, vabbè, abbastanza poco. Pistoia che sta disputando un campionato sopra le aspettative ed è lì in lotta per i playoff. Cremona ospita Trento, poi Caserta ospita Opegio Betis Varese in grande difficoltà. Caserta con Linton Johnson reintegrato in squadra, o meglio reingaggiato, va. Così. Assolutamente sì, è un ritorno, l'ennesimo ritorno di Linton. A lui piace la Campania sicuramente. Sposato in Campania. Poi sempre alle ore 18:15 Consultinvest Pesaro ospita Fiat Torino, e chiude il quadro delle ore 18:15 Red October Cantù contro Germani Basket Brescia. Mi sembrano tutte sfide per la lotta playoff molto equilibrate, quindi forse questa giornata dirà molto su queste squadre che sono un po' tutte lì nel gruppone come tutti gli anni, che possono ambire ai playoff. E poi si chiude alle ore 20:45 di domenica con Banco di Sardegna Sassari contro Grissinbon Reggio Emilia, la finale del campionato di due anni fa, però Reggio Emilia sembra non essere la stessa
di qualche anno fa. Attenzione a Sassari, che mi sembra mi ricorda un po' Avellino dell'anno scorso. Grande difficoltà inizio stagione, ma adesso sta volando. Grandi risultati in campionato, ha passato il turno in Champions e Avellino la deve affrontare nel primo turno di Coppa Italia. E secondo me sarà il turno più difficile per Avellino contro Sassari. E poi chiude la giornata, si dica Savellino contro Emporio Armani Milano alle ore 20:45 di lunedì. Beh, io direi di accomodarci sul divano, sulla poltrona, dove volete voi, e goderci questo grande weekend di Serie A di basket, perché si sono partite davvero da non sottovalutare, molto molto belle. Mi piace assolutamente. Clicchiamoci un mi piace a questo turno di Serie A di LBA di Poste Mobili di Serie A di basket. Bene Ettore, andiamo avanti con John Hennon, Imagine. Andiamo in studio con Basket Mania 15, puntata numero 74. Andiamo con l'Eurolega dove Milano ha conseguito una vittoria dopo anni contro una squadra in grande forma come l'Olympiakos dell'ex Daniel Hackett, giusto per citarne uno, ma anche altri esponenti del campionato italiano. Un successo 99-83, importantissimo quello per Milano, che ormai ha detto addio ai sogni di entrare tra le prime 8 del playoff, però sicuramente questo successo lascia qualche speranza per il futuro, per chiudere al meglio questa stagione. Un successo anche grazie all'ottima prestazione soprattutto di il classico Bruno Simon, che lo diciamo a fare, però anche il ritorno a grandi livelli di Dada Pascolo, decisivo per questo successo dell'AEA 7 Milano. Beh Nicola, la matematica ancora non esclude Milano da una lotta per i playoff. Sicuramente è difficile perché ci sono tante squadre davanti e il distacco è di 4 partite, però manca ancora un bel po' per finire la regular season, e quindi diciamo che c'è ancora speranza per Milano. Io credo che l'ambiente comunque ci creda e si può ancora lottare per questo obiettivo, ma sarà molto difficile. Allora andiamo a vedere prima di tutto la prossima giornata, la ventesima giornata di questa regular season. Sono già giocate 3 partite ieri che hanno visto il derby turco con la vittoria del Fenerbahce sul Galatasaray. Fenerbahce che giocava in casa, 85-80. Galatasaray la partita forte nel primo tempo, poi la rimonta del Fenerbahce con Luigi Datome protagonista. Poi Belgrado batte in casa il Panathinaikos 72-66, altra vittoria interna, quella del Maccabi Tel Aviv contro Kazan 60-52. Invece oggi le partite in programma sono il CSKA capolista che ospita l'Efes Istanbul, il Darussafaka ospita lo Zalgiris Kaunas, il Barcellona contro il Baskonia, quindi derby spagnolo. Non è da seguire assolutamente. Derby spagnolo in quel di Barcellona. E poi le ultime 2 partite: Olympiakos che viene dalla sconfitta contro Milano ospita il Bros Bamberg di Niccolò Melli, e poi chiude il programma Real Madrid Milano. Quindi Milano dopo la vittoria contro Olympiakos in casa ora deve andare a Madrid, e sarà una bella sfida, grande fascino sicuramente, e speriamo dal nostro punto di vista che possa essere stancante anche la trasferta, comunque sarà dura per la compagine di coach Repecia. Mettiamola così Ettore, speriamo che stasera Milano ce la metta tutta, ma proprio tutta per vincere, per espugnare lo stadio del Real Madrid, o meglio il palazzetto del Real Madrid, e regalare questa grande gioia ai tifosi, possiamo dire. Sì, a prescindere adesso dallo scherzo della sfida che attende Milano, speriamo che Milano si faccia valere in Europa, perché porta in alto tutto il movimento del basket italiano, che negli ultimi anni è un po' sceso di livello e di qualità, e quindi speriamo che possa ottenere ottimi risultati in Europa. È un circolo virtuoso Ettore, vittoria, chiama fans, chiama attenzione anche da parte dei giornali, stampa, media, quindi
quindi vittoria chiama vittoria, bisogna vincere, mettiamola così. Velocemente la classifica: in questo momento in testa ci sono Real Madrid e CSKA, entrambi a quota 14 vittorie, poi seguono Olympiacos, Fenerbahce a quota 13, Belgrado 12, Baskonia e Panathinaikos sesta e settima posizione con 11, e l'ultimo posto disponibile per i playoff in questo momento è appannaggio di Darussafaka Istanbul, con 10 vittorie e 9 sconfitte. Milano è penultima, cioè è ultima a pari merito con il Galatasaray con 6 vittorie, quindi abbiamo detto 4 vittorie dalla zona playoff. Bene così, ti ricordo ancora Fabio Concato e poi NBA. Radio Flumeri, informazione, cultura, spettacolo. Beh, io direi a questo punto spegniamo le luci. Perfetto, così io mi spengo ed Ettore ci rende dotti di quello che è stato, di quello che sarà. Prego. No, voglio dire ai radioascoltatori che non possono vederci, perché almeno questo l'ho imparato. Vi prometto, guardate amici radioascoltatori, spengo la luce, si sente il rumore dell'interruttore che si spegne. Eccolo qua, perfetto, spenta la luce, non c'è problema. Quindi noi non diciamo bugie, è tutto... Ettore, one man show, vai, prego, tocca a te. Allora... Nicola, partiamo un po' dalla situazione dei Warriors, perché naturalmente si pensa a questa stagione che diciamo sta andando a gonfie vele per i Warriors, primo posto nella Western Conference, però si pensa già al futuro. E cosa presenta il futuro dei Warriors? Presenta delle scelte molto difficili. Perché? Perché Durant ha un contratto di un anno con un'opzione di rinnovo per l'anno prossimo, e quasi sicuramente al 99% Durant eserciterà questa opzione, quindi estenderà il proprio contratto con i Warriors anche per il prossimo anno. Cioè, pensavo che già c'era un problema Durant dopo che è arrivato. E questo tipo di contratto era stato fatto da Durant, voluto da Durant, per dire: vabbè, io vengo a vedere com'è da voi, se mi trovo bene resto, se no mi trovo un'altra squadra, perché tanto non credo avrò problemi di disoccupazione. Ok, e quindi credo che Durant in pochi mesi già è diventato il leader di questa squadra, e si è ambientato benissimo, ma uno col suo talento diciamo è il risultato naturale. Non dirlo a Kerry però, appunto. Cosa succede a Kerry? Kerry, ricordiamo, lui ha un contratto firmato 4 anni fa, quando ancora non era Steph Curry, non era il MVP, che significa che lui guadagna poco, relativamente poco, veramente poco. Lui guadagna come un giocatore normale rispetto alle grandi stelle NBA, e quest'anno è l'ultimo anno di contratto, e quindi l'anno prossimo sarà free agent, e i Warriors, se vogliono tenerlo, gli dovranno offrire il massimo salariale, il che significa avere Durant che ha un contratto pesante, avere Steph Curry al massimo salariale, e quei soldi che dai a Curry da dove li togli agli altri giocatori? Chi dovrà essere sacrificato? Chi verrà eliminato dai Warriors? Allora, tutto fa pensare a Klay Thompson, però rinunciare a Klay Thompson per i Warriors ci devono pensare 100 volte. Quindi cosa faranno i Warriors? Qui è veramente andranno in tassa di lusso, quindi andranno oltre il salary cap. Il presidente dei Warriors metterà i soldi di tasca sua per mantenere tutte queste stelle insieme, o dovranno sacrificarsi? Dovranno per forza cedere un Draymond Green, un Klay Thompson, un giocatore importante del quintetto, per poter far spazio al rinnovo di Curry. E punto di domanda: immaginate Curry che va a un'altra squadra l'anno prossimo? Ma io rilancio, ma immaginate un Curry LeBron. Wow, addirittura questo è fantabasket, anche perché dopo parleremo dei Cleveland Cavs. I Cavs sono già oltre la tassa di lusso da un paio di anni, quindi credo che non abbiano spazio. Beh, se magari Irving, un ipotetico fantabasket, Irving dovrebbe andare via dai Cleveland Cavs, quindi una situazione molto interessante, e quest'estate sicuramente non si farà altro che parlare di questo a San Francisco. Poi parliamo un po' dei Chicago Bulls e dei Cleveland Cavs, che diciamo sono accomunati da, diciamo, lo stesso problema, cioè il rapporto di
dei suoi leader con la stampa. Nella sconfitta di questa settimana dei Chicago Bulls contro gli Atlanta Hawks, diciamo una sconfitta sanguinosa perché Chicago era avanti di 10 a poco dalla fine e poi è arrivata la rimonta degli Hawks, sia Jimmy Butler che Dwayne Wade, che hanno segnato 43 punti Butler e 30 punti Dwayne Wade, quindi praticamente hanno giocato solo loro, quasi solo loro, hanno segnato più il 70% dei punti della squadra, hanno inveito con la stampa contro i propri compagni. Dicono: questi ragazzi che sono uno spogliatoio con noi non si arrabbiano per le sconfitte, un professionista dopo una sconfitta del genere dovrebbe essere distrutto, dovrebbe fare di tutto, dovrebbe essere incavolato. Vabbè. E invece non se ne importano niente questi nostri compagni di squadra. E accuse molto dure alla squadra, anche perché negli ultimi minuti, nell'ultimo minuto si sono presi tiri Paul Zipser e Nikola Mirotic, e addirittura Jimmy Butler ha detto Dwayne Wade ha detto: giocatori che non si allenano abbastanza durante la settimana, che vogliono prendersi i tiri decisivi. Parole molto dure che sicuramente spaccano lo spogliatoio di una squadra, Chicago Bulls, una società che è rimasta nella mediocrità NBA, ed è la cosa peggiore per una società NBA, per come funziona l'NBA. Avrebbero dovuto abbattere tutto e ricostruire da capo, come hanno fatto per esempio i Boston Celtics, o stanno provando a fare i Philadelphia 76ers o i Suns, e invece loro sono rimasti lì in una metà strada, nel limbo, in una metà strada che nell'NBA è molto pericolosa. Dopo aver dato via Noah e Rosa, avrebbero magari dovuto puntare sui giovani, invece hanno preso Dwayne Wade per cercare magari di raggiungere degli obiettivi, però con questa squadra difficilmente vinci il titolo NBA. Cosa accomuna questo? Poi c'è stata la risposta di Rajon Rondo, che ha detto: io quando giocavo ai Boston Celtics ha messo una foto su Instagram con Paul Pierce e Kevin Garnett, ha detto: i miei leader ai Boston Celtics non parlavano con la stampa ma parlavano nello spogliatoio e davano l'esempio in allenamento. Benissimo, quindi io direi che in casa Bulls ci sia un clima davvero di pace, amore e fantasia. Dwayne Wade ha messo mi piace al posto su Instagram, chissà cosa avrà voluto dire. Mi sembrano cose molto, come posso dire, adolescenziali, mettiamola così. Sì, dai, Ettore. Domani magari leggeremo: Dwayne Wade si è ufficialmente fidanzato con Rajon Rondo. Dai, può essere anche questo. Molto velocemente, cosa è successo a Cleveland? LeBron James ha parlato anche lui con la stampa e ha detto: ci manca un playmaker. Voglio un playmaker, sono arrabbiato. Finalmente. Un playmaker di riserva, perché io e Irving non possiamo giocare più di 40 minuti a partita. Felder e DeAndre Liggins non sono all'altezza di poter essere playmaker sostituti. Cosa è successo? Mo Williams si è rotto il ginocchio quest'estate e ha deciso di lasciare il basket, e quindi ha lasciato senza il ruolo di playmaker di riserva. Ci spiace. I Cleveland Cavs hanno un tetto salariale, hanno già superato il tetto salariale, quindi non hanno più spazio per poter prendere altri giocatori. E quindi però LeBron James si lamenta col proprio general manager, che mi sembra abbia un po' le mani legate. James gli dice: prendi un playmaker, e lui sicuramente gli risponderà: guarda LeBron, noi non possiamo prenderlo. Il Galliani di turno, dai. LeBron James ha detto addirittura: io ho 33 anni, voglio vincere ora, perché non so quanti anni mi restano ancora ad alti livelli e non voglio perdere tempo. E quindi sono parole abbastanza forti, però credo che siano scaramucce così interne, che però alla fine non credo che LeBron James possa lasciare Cleveland, perché ricordiamo, LeBron James lui firma un contratto ogni anno, quindi lui un contratto di un anno e poi ogni anno contratta con i Cleveland Cavs, quindi anche lui in teoria sarebbe free agent. A questo punto non vorrei LeBron ai Warriors, prima ho detto che tutto può succedere, perché in teoria i contratti lo permettono, visto che LeBron James firma solo contratti annuali. Chiudiamo con l'All-Star Game, che si giocherà a New Orleans dal 17 al 19 febbraio. Andiamo a leggere chi sono i titolari e chi sono le riserve, come sono stati scelti i titolari a differenza dello scorso anno, non solo più con il voto popolare, ma metà, 50% dal voto popolare e 50% dal voto di giornalisti e giocatori. Okay. Credo che sia più giusto così. La Western Conference, i titolari: Steph Curry, James Harden, Kevin Durant, Kawhi Leonard e Anthony Davis. In panchina va Westbrook,
che sta facendo le cose assurde in questa stagione, ma va in panchina con Klay Thompson, Draymond Green, DeMarcus Cousins, Gasol, DeAndre Jordan e Gordon Hayward. Finalmente Hayward all'All-Star Game, e sono contento di questo perché è un giocatore sottovalutato ma fondamentale per gli Utah Jazz, che stanno andando bene in questa stagione. Eastern Conference invece: Kyrie Irving, DeMar DeRozan, LeBron James, Jimmy Butler e Giannis Antetokounmpo, titolare della Eastern Conference. Il voto popolare, diciamo che da questo punto di vista, ha favorito Antetokounmpo. In panchina Isaiah Thomas, che è ormai il mio idolo assoluto. Thomas 1,65, sta dominando la Lega, è incredibile cosa sta facendo, addirittura è un candidato MVP, è assurdo. Il Marcus Green dell'NBA, dai. Assolutamente sì, caratteristiche molto simili. Ma Thomas è un giocatore che ha qualcosa dentro in più rispetto agli altri. John Wall, Kevin Love, Kyle Lowry, Paul George, Kemba Walker e Paul Millsap. Quindi queste saranno le stelle impegnate a New Orleans. Delusi illustri? Bah, io devo dire che mai come quest'anno, almeno nei 12, non ci siano grossi giocatori che siano rimasti fuori. Quello che più ha fatto discutere, appunto, sono Westbrook e Isaiah Thomas, sì. Forse che... Però diciamo che comunque ci saranno, dai. Sì, il problema è che c'è così tanta concorrenza nelle point guard in questa NBA. Veramente è l'era delle point guard, dei playmaker e dei giocatori esterni. E quindi ce ne sono tantissimi. Ettore, siamo fuori dal tetto salariale, possiamo dire, però... Piccola battuta su Danilo Gallinari stanotte. 25 punti per lui nella vittoria di Denver contro Phoenix Nuggets, che sono ancora agganciati al treno playoff. Appuntamento al prossimo weekend. Basket Mania 15 finisce qui per la puntata numero 75, sempre qui su, ovviamente, Radio Flumeri 101.2 MHz. Ciao. Ciao, dottor Nicole.